si è conclusa a Caltanissetta la 3 giorni di lancio dell'iniziativa Il consumo maturo non rifiuta. Iniziativa di sensibilizzazione e formazione sul tema dei rifiuti, finalizzata ai sensi della legge 388 del dicembre 2000 con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Nell'aula magna dell'Istituto Superiore Angelo Di Rocco, l'incontro con gli studenti per analizzare numeri e percentuali che ci lasciano fanalino di coda nella differenziazione, mentre ci fanno scalare le classifiche come produttori di rifiuti. Dobbiamo guardare al rifiuto come risorsa, ha detto ai ragazzi il presidente di Adiconsum Sicilia, Vincenzo Romeo, nell'illustrare il progetto, ed essere maggiormente consapevoli del nostro stato di consumatori. Il ruolo delle associazioni come la nostra è proprio quello di formare, informare e tutelare il cittadino nelle sue scelte. È stato quindi proiettato un video che, partendo da un excursus sulla storia dei rifiuti, ha illustrato poi le varie tipologie e i diversi tipi di smaltimento possibili. Ai lavori è intervenuto l'assessore all'ambiente Vito Margherita, che ha sottolineato l'importanza del tema in una regione come la nostra. Quindi Emanuele Gallo, segretario generale della CISL di Agrigento, Caltanissetta e Enna, è intervenuto dicendo: è certamente necessario che la cittadinanza sia ben informata, ma l'impegno delle istituzioni deve essere quello di intercettare i fondi europei per realizzare un miglioramento degli impianti. Rossana La Placa della segreteria regionale CISL ha puntato l'attenzione sulla necessità di un cambio di passo completo nel modo in cui la regione sta gestendo la questione rifiuti. Quindi il responsabile del centro studi Adiconsum Sicilia, Alessandro Maiocchi, ha tenuto un workshop formativo sul tema. Il giorno precedente il progetto aveva fatto tappa a Ragusa, nell'aula magna del liceo scientifico Enrico Fermi. Gli incontri saranno realizzati in tutte e 9 le province siciliane. Lungo l'arco di durata dell'iniziativa, gli sportelli delle associazioni cureranno una continua e capillare attività di informazione sul territorio attraverso la divulgazione di brochure informative e fornendo risposte ai quesiti che saranno posti dai consumatori.